Ebbene, bene, bene, ci siamo. Un buon pomeriggio, una buona domenica, come sempre. Un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora. Si continua. Con quella che è l'antologia del Souls-like, si inizia Dark Souls 2. E che si può dire di questo? Su Dark Souls 2. Probabilmente tra tutti i Souls. Porca miseria, l'audio in cuffia altissimo. Sono cacato addosso. Probabilmente tra tutti i Souls è quello più deboluccio. Allora, un tanto dovrei guardare il discorso legato alle impostazioni audio, soprattutto. Quello più deboluccio, ma paradossalmente uno di quelli che ho probabilmente giocato di più. Perché è uno dei più divertenti. Conti fatti. Quindi, lasciando stare magari possibile accedere al server di gioco, per quale cazzarola di motivo accedi subito al server? Boh, vabbè. E dicevo, oddio, ma nuova partita. E le impostazioni? E le imposte i settings? Vabbè, Perhaps you've seen dopo la cutscene, mi muto, maybe a in a dopo. dream a murky, forgotten land. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. Cree, buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Pomeriggio! Pomeriggio anche a te, Phoenix! None will have meaning and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Flame. Your wings will burn in anguish.
another time. For that is your fate. The fate of the cursed. E rieccoci. Bei denti la signora, sì, ha una dentatura a dir poco perfetta, effettivamente. Eccoci, i maledetti, i disperati. E... No, prima di tutto volevo cambiare un attimino. Capito per quale minchia di motivo dal menu principale non lo debba far fare. L'audio, le impostazioni audio di gioco mi terrorizza sempre come roba, quindi aspettate un attimo. Eccoci comunque, via di passaggio. Bene, no, questi sono i gesti. Dov'è? Aia. Gioco. Allora, musica, effetti, voci. Io direi di fare un tocchettino in basso, così. Più che altro per stare sicuri, ecco. Non per altro. E poi... Non ho capito se sono online o no, però vabbè, sti cazzi. Eccoci, comunque, con Dark Souls 2. Stavo dicendo, prima di partire effettivamente, probabilmente il più debole tra tutti i Souls. Non vuol dire che sia uno dei più divertenti, però, da giocare effettivamente. Certo, i boss di questo probabilmente sono tra i più merdosi della serie. Quello lo riconosco, ma è divertente, c'è da giocare, è divertente, non... c'è poco da fare, non posso dirgli nulla. Vediamo, oh signore, ai sorciarelli, vabbè. E quindi niente, allora, la zona iniziale, Diciamo che sì, i boss sono un po' una cacatella, i DLC che sono stati rilasciati non mi hanno fatto impazzire più di tanto, però va bene così. Per il resto diverte, diverte e viviamolo assieme. Rocus. Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? Didn't you? You're finished. Che cattiveria. You go hollow. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men. Feast upon their souls. This is the fate. Come se la bevono. Una bella bevuta. Una partita a burraco e via. What is my name? Te lo dico io. Fermo, fermo. Ferma, volevo dire. Il classico. Si va per il classico. Ti è. E non altro. E... Che cazzo è? Manca una... No, manca... Ok, ora sì. Vabbè. Questo! Ho detto sì, ho detto sì, sì. Ok. E per forza. Here's your reward for sharing. Dia, dia, dia. It's a human effigy.
Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ok, ed ecco la creazione del personaggio. Allora, come voglio strutturare la build? Guerriero segnato dalle battaglie, buona forza e destrezza, abile con le armi. Cavaliere itinerante, buoni PV, adattabilità, difficile da battere. Adattabilità, c'è un discorso da fare sull'adattabilità, ma lo faremo dopo effettivamente. Maestro di spada, abile combattente, lotta agilmente con armi in entrambi le mani, il dual wielder. Poi, bandito, spietato fuorilegge, abile specializzato nell'uso dell'arco, combatte bene a varie distanze. Bah, chierico, non escluderei, stregone, maesia, esploratore, possiede molti oggetti. Bah, e poi il discriminato. Io direi di andare per uno dei più classici cavalieri in questo caso, perché voglio incentrare la mia build su quella che è la forza realmente. Poi andremo a capire nel tempo quale sarà l'arma da tenere ed usare, però tanto partirei col discorso legato alla forza. Dono, niente, anello vitale, effigie umana, kit curativo, osso del ritorno, seme di albero dei giganti, falo ascetico, oggetto pietrificato. La roba di maggior valore che tante volte viene fatta passare per di poco valore, realmente, è il kit curativo, perché dà una bella serie di robette, effettivamente. Quindi no, ci sgafagniamo questo e si va con la creazione. Sesso. Il personaggio scorso l'abbiamo fatto maschio su Dark Souls oppure donna, non ricordo. Uomo o donna? Facciamo che alterniamo? Certo, fulmicotone, farlo donna, vabbè, va bene, vabbè, ci sta, va bene. Allora, abbiamo detto donna, la corporatura la facciamo, ok, ovviamente bella cazzuta. Aspetto, origini abbastanza simpatica, simpatico l'editor di Dark Souls 2. I capelli. Io i capelli non è che facciano impazzire, andrei con una coda così, una treccia. Colore. Colore un bel rossiccio, ci può anche stare. Sopracciglia. Madonna che incubo. No. Facciamo una cosa più contenuta, più normale. Ma oddio, qua di normale a livello di potrei dire, però sembra questa espressione un po' accigliata, ma direi che questa è la più classica effettivamente. Colore sopracciglia le accomunerei, esatto, a quella più o meno dei capelli. Colore occhi, occhi, farei un classico troppo castano, un castano un po' castagnato, no? Un castano no, però mi sa sul... aspettate, ecco, va bene questo. Tatuaggio anche no, opacità, colore di tatuaggio no, va bene così. Impostazioni avanzate, complessivo, età, ma facciamola un po' sul medio con l'età. Tratti somatici, no, beh, manteniamola femminile, però con un po' di una fanciulla, tratti femminili ma non troppo, voglio dire, una guerriera d'altronde. Quindi va bene. Enfasi della forma. Vediamo. Oddio. Ok. Enfasi del colore. Questa gran differenza. Ah, ok. Può anche andare. Carnagione, pallore, rossore. Troppo bianca.
Ma più chiara, più scura. No, oddio, così no. Cioè, vediamo se andiamo sul più scuro. Che sembra abbronzata. Arancione, blu. No, d'accordo, questi va bene. Colore guance. Andiamo alle guance. Ecco le belle, belle rossicce. Rughe d'espressione. Cure oscare. Occhiare. Che schifo sto dicendo. La facciamo. Vediamo. Ok. No, capelli abbiamo già deciso. Anche il colore. Dimensioni naso. Più ampio o più stretto? Facciamo più stretto. Più o meno. Così. Oddio, cazzatissima. Naso fronte. Vediamo se mandiamo. Va bene, più o meno. Potrebbe anche andare. Ampiezza volto. Ampio stretto. Bella. Bella. Ok, era questa che un po' mi stava. Facciamola. Ok, rotondità volto. Più affilato, più tondo. Affilato, ci può stare. Parti volto, spazio verticale, ampio stretto. La famo. Il naso però è forse da. No, beh, ci può stare. Sembra che abbia il naso bruciato, il naso svampato, va bene. Posizionamento giù su del tipo. Ok. Spazio orizzontale. Vediamo. Non ho capito la differenza. Ah, ok. Ampio. Può anche andare così. Distanza sopracciglia. Oddio. Ma manteniamo in questa maniera. Forma 2, altezza zigomi addirittura. Può anche andare spessore, estensione. Beh, questa è bella. Pienezza guance. Secondo me il mento è infatti un po' troppo. No, non è tanto. Vediamo. Basso allora. Mi sembra un po' troppo. Larghezza mascella. E. Ok, sembra una chaddona. Allora, un attimo, dov'è? C'è qualcosa che. Vabbè, questo andava anche bene. Tratti somatici. Ma manteniamolo ancora un po' di più sul femminile, forse. Forma? E forse era questo. Vediamo se. Oddio. Sì, dai. Più rotondetta ci sta. Vabbè, ma direi che può anche. Secondo me può anche andare. Può andare. Espressione. Tetra o allegra? Oddio, non so quanto c'è da essere allegri in. Ma facciamo una via di mezzo, comunque, una forma inclinazione, sporgenza, ma. Può anche andare, dai. Ce l'abbiamo. Via. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. You never know.
se la ridono, perché sanno che non siamo stati i primi, effettivamente. Quindi se la ridono. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Ok. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over. E se non dovesse succedere, come la mettiamo? Madonna, madonna, sto primo piano sulla bocca. Stiamo calmi. Si può partire? Eccola! La nostra eroina. Un primo piano. Vabbè, ci sta, dai. Ci può stare. Va bene. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Fair traveler. I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. My name is Millibeth. Millibeth. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did, and her mother before her, and so on. The old women were keepers of the fire. But now, the fire shows signs of fading. Segni del deperimento. And the kingdom is beset by hollows. Okay. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Hmm. Long ago, fire keepers were commonplace. But now they're lost, scattered to the winds. Una per ogni... Una per ogni angolo del mondo, d'accordo. Va bene. Vorrei provare a completarlo per intero, battendo tutti i boss. Si intende anche quelli dei... Completare anche quelli che sono i DLC in questo caso. Quindi ok. Nulla da dire? Nulla da dire. Voi? You must go on a journey without rest. Okay. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if your will is yet unbroken, then you may return here. Va bene. Start again. Da capo. Ride e sbatte, ride e sbatte, d'accordo. No, go along, go along. Go along, go along. Simpatica. Ma come se la ridono tutte quante. D'accordo. Io tornerei, senza magari bloccarci, ecco, tornerei un attimino indietro. Perché... Lo stava, qua, in teoria. Abbiamo un simpatico amico. Già si può intendere dalle tracce. Dove sei? Dove stai? Eccoti! Aiuto. Perfetto. Se non lo colpiamo, già siamo a tre quarti dell'opera. Ecco. Già si intende una cosa da quel colpetto preso. No, non ci provare, sai. Due colpetti e via. Facciamo la safe come roba. Ok. Ok. Va bene. E via. Anello di pietra. Ok. De Gregorix, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Com'è? Come andiamo? Come la va? Ok. Intanto qua sbaglio sempre, cazzarola. Anello di pietra e ci siamo. Lo equipaggiamo già.
E si procede. Allora, calma. Weekend sta per finire. Purtroppo siamo arrivati alla fine. Giustamente. E vabbè, ricomincia poi un'altra settimana terribile, terrificante. Però vabbè, funziona in questa maniera, quindi vabbè, non si può skippare direttamente al sabato e alla domenica. Sarebbe bellissimo e meraviglioso, ma non si può fare. Tocca, ci tocca. E è il nostro destino, ecco. Allora, la zona iniziale. Io la esplorerei bella completa. La famo bella. Salve. Ok. Abbiamo i nostri primi stronzi. Perfetto. Allora, tra l'altro non l'avevo detto prima, effettivamente la versione Scholar aggiornata in questo caso. Ok, qua. Super lano, benissimo. Questo vuol dire riposizionamento dei nemici, riposizionamento del loot, riposizionamento degli stronzi, riposizionamento in generale. Pugnale che non useremo mai, ma va bene. Te con l'arco? Che hai da raccontare? Via. Tu tutto soletto? Yeah, chef. Ok. Allora. No, non andiamo ad incastrarci. Perfetto. Via. Ok. E tiè pure per te. Allora. Che arma usare? Ci stavo pensando prima. Mi piacerebbe andare questa run. Ehi là. Gimme smooth. Parla. Scusa se ti ho interrotto. No? Niente, si sono pentiti. D'accordo. Una roba tipo, che ne so, uno spadone classico, una claymore, una spada bastarda. Andare per quelle, che non ho mai provato una run con quelle, onestamente. Quindi si potrebbe fare una roba del genere. Oppure poi un'arma del DLC, vedete, dei DLC. Cosa potrebbe attirarmi maggiormente? Da capire, tutto da studiare. Ma intanto si saltella. Occhio che finiamo di sotto. Ok. Erba ambrata. Di nuovo saltellino. E via. Ai. Ma la prima cosa da fare, la prima roba da fare accumulando un bel numero di animelle, sicuramente è quello di portare ad un certo livello l'adattabilità. Sta statistica meravigliosa su questo gioco. Ma quanto è bella però che è venuta. Più o meno. Vabbè, dai, ci sta. Questo mento un po' da GigaChad, la signorina. Mi è venuto un po' così. Piuttosto di come la volevo fare, effettivamente. Allora. Ecco, ad esempio, quella normalmente non dovrebbe esserci là, però. Sti cazzi! Torneremo. Ok, io queste macchie di sangue qui non me le spiego, onestamente. Oh, Madonna. Una strage c'è stata. Che è successo? Cioè, svenuti uno dopo l'altro. Vabbè. Buona fortuna. Sia lodato il sole. E sia lodato sì. Ma giù là, questo comune simpatico in provincia di Bari, lì, siamo lì vicini comunque. No, a parte gli scherzi, ma giù là credo sia l'hub più bello tra tutti i Souls. Il più interessante, il più bello esteticamente, la zona più esteticamente migliore, la zona più, anche se vogliamo, con la colonna sonora più
rilassante o comunque calmante quasi, no, palliativa. Bella, bella davvero, bella come zona davvero. Binocolo, va bene, e via. Ma che meraviglia. Certo, il mare sembra gel per capelli, però vabbè. Ok, palo acceso, ci sediamo un attimino. Facciamo le cose fatte in maniera per bene. Intanto parliamo con la signorina. Are you the next monarch? Così dicono. Or merely a pawn of fate. Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Grazie. Go on and see the king. Incontra il re. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. Essenza stessa dell'anima. King Vendrin. Puoi avanzare di livello con il potere dell'araldo dello smeraldo. Bearer of the curse. Seek misery. Seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. Ok. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me. So that hope will not fade away. Il classico discorso dei legati ai quattro lord. Seek souls. Seek the king. That is the only way. Lest this land swallow you whole, as it has so many others. Non succederà, non succederà. Allora, avanza di livello, potenzia fiaschetta. Non per ora. Dimmi, altro. A noi si spera il più tardi possibile. Buoni consigli. Perhaps he is a foreshadowing of your own future. A tiny thing inside the ruins. Ecco la cosa tra le rovine. An ancient being that will mock your very existence. She imparts sound wisdom. Provided you find her on a good day. In una giornata buona. Deve essere in un mood un po'. The sign ok. Will drain your very souls. Va bene. And without souls. So cazzi in poche parole. No, non la perdiamo, non la perdiamo. Non si perde mai la speranza. Sempre l'ultimo a morire. D'accordo. For when the undead dies, it is never truly dead, but only one step closer to hollowing. Not all undead are hollows, but all hollows were once undead. Tatuatevela questa. Questa è una di quelli del tipo, cioè. Sì, va bene. Ti ringrazio. Altro? Va bene, non hai più niente da dire. Ti ringrazio. L'uomo della torre, dell'obelisco. Il Crestfallen di Dark Souls 2. E qui abbiamo... Preparatevi al numero di morti. Porca mignotta. Porca mignotta. Non so nemmeno... Che cos'è? 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Allora, 3, 6... Mi si incrociano gli occhi. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sono 4 miliardi, 4 milioni e pa... 4 qualcosa triliardoni? Cazzo di morti nel mondo? Bravi!
Bravi, complimenti! Che hai da dirmi? You're undead, aren't you? No, al momento no, realmente. Quell'odore particolare. Del destino irreversibile. Is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Ma io farei una robetta per osservarli in modo un po' più... Vabbè, intanto famo sta roba qua. Mettiamo... Organizziamoci come si deve. E avevo recuperato... Eccolo qua. I am Sorden. And like you, I lost everything. Tutto blurrato da vicino. Sorden. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. Che avete un ottimismo addosso che fa paura. Mamma mia. Sì, conosco tanto. Anything living, sentient or no, supposedly has one. Okay. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? Attribuibile all'anima. To walk this earth. That's the real curse, right there. Si è già fottuti quando si arriva qua, in poche parole. Sì. Undead will never die. And that's quite a predicament, really. There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Hmm. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Like I have. Poraccio, è proprio... Si è reso. You ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You will face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim Sentinelle del blu. Sentinels? When you face danger, the blue sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. E perché no? E perché no? Dove possiamo ci uniamo. Sigillo blu. Ho stretto un patto. That is a wise decision. Ok. People are weak, but the blue sentinels watch over us in their benevolence. Let the sentinels cradle you in their embrace. Però dai, ti voglio vedere un po' più. Ti senti solo, un po' più sorridente. Sorden. Anche lui percepisce l'effetto della fine del weekend, evidentemente. Apprendi gesti. Benvenuto. Oddio. Da lui è un po' particolare. Sorden l'umiliato, cioè. Mamma mia. Way beyond the bonfire. That will take you to the forest of the giants. There was once a great fort. Little of it remains. You may just find something there. That will be of use on your journey. But don't venture too far inside, or you might not come back. Aye. Hade's Tower of Flame lies beyond the far gate. In the cathedral, the Apostles of Blue gather. But the road leading there is perilous. Abbastanza. The gate is rigged with some contraption.
but how it works, I just don't know. Bisogna solo tirarlo, cioè non... Quella fossa. Quella? I don't know what it's like down below, but I wouldn't suggest trying to find out. Besides, you would never make it down there. What without a ladder of some sort? O senza un anello! The flame you see there is a bonfire. They exist all across the land, beacons to we undead. If you are tired, try resting beside the flame. The flame heals us. Okay. Long ago, a woman called a firekeeper watched over each bonfire. She kept the flame lit and guarded it from those who would extinguish it. I wonder where the firekeepers went. Did you notice any letters on the ground on the Ah, Madonna, ma proprio spiega tutto, d'accordo. These are messages that have jumped the fissures between the worlds. Intran Lake, the flow of time is... Contorto, distorto. Things shift and waver, twist and turn. Poignant wishes, dashed dreams, the messages convey our very inner thoughts. Pensieri più reconditi. If your will to soldier on falters, try leaving a message. Somebody out there is sure to listen. Va bene. You may notice symbols that appear. Madonna, ma tutto! Va bene. These are summon signatures. Sigle di evocazione. Attraverso gli squarci del tempo. If you fear hollows, find some signatures to call upon spirits to help you. Do you see the way beyond? Va bene, ok, vai, finito. Ok, grazie. Madonna santissima. Ma come fa la gente a morire a Maju? Vabbè. Il sigillo blu dovrebbe avere un piccolo effetto. Esatto, aumenta leggermente i PV. Male non fa. Adesso Majula. Majula. C'è qualcosina di interessante a Majula. Del tipo, qualche drop. Ah! Salve! Who are you? Oh, just matter. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Scusa, eh? Questa è la porta. E qui ci siamo, è chiusa. Va benissimo. Ce ne sono ben una e due finestre da dove poter entrare. Però no, la porta è chiusa. Vabbè. I'm a blacksmith. I'm nothing without my tools. Bring me that key. Chop chop. Chop chop. Chop chop. I'm a blacksmith. Chop chop. Le finestre! Vabbè, lasciamo stare. Quest'uomo è distrutto senza la sua chiave. Allora, i drop di Majula. Ce n'è uno. Una gemma vitale. Qua ne abbiamo un altro. Andiamo di qua. Osso del ritorno. Questi sono più che utili. Per ora li mettiamo qui. E poi qua. Ah, che bella che sei. Miau miau. Oh, undead are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Un gatto ventriloquo, vorrei aggiungere. Suit yourself. Ok. Oh yes. You may call me Shalqua. Shalqua. Enchanté. Enchanté. So, what did you want anyway? Che cosa vuoi? Madonna che aggressiva.
Calma. Oh, you smell wonderful. Simpatica. Che vendi, amica? 13.400 anime. E questo è praticamente, voglio dire, obbligatorio. Ma sì, obbligatorio, più o meno, ad un certo punto. Poi vabbè, ossi di ritorno, pietra prismatica, teschio esca, talismano di Yoid, patti, e dove siamo? Parla. Isn't it wonderful? Stupendo. This place is fascinating. Ah, beh. Ah, ok. Fascinating. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. Detto da un gatto parlante. It's enough to keep even a cat amused. Are you going to see the old ones? Those four who have grown so incredibly ancient. Incredibly ancient. They must have sprouted quite a thick coat of moss by now. Okay. For heaven's sake, no one even knows their names anymore. Imagine that. Yes, nothing like yourself. For you have a most pleasant scent. Ma no, si è proprio innamorata del... Each passing day. Ogni giorno che passa. Have you made friends with the man by the sea? Quello disperato, Solden. Absolutely everything. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Covenants are a type of, well, contract, you might say. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. But what does a cat know? La risata è sempre quella, comunque. Non... Did you see that oddly formed rock behind you? Strana roccia là dietro. Ah, quella del... Sì, long sì. Long ago they called it a stone, as I recall. If you wish to face greater challenges, speak to the rock. Parla con la roccia. Although, you'd just as well not. Dopo aver parlato con un gatto, parlare con una roccia, forse così strano non è. Vabbè, poi ripeti... Vabbè, stessa cosa, ripeti il dialogo. No, niente di adatto, signorina. E qui? Eccolo. Frammento di fiaschetta Estus, che ci serve come il pane. Poi... Madonna, è tutto blurrato. Vabbè. Hello there. Salve. Welcome to my shop. I'm Morlin. Morlin. I sell armor. Oh, sorry, I... Please do have a look at my wares. I could really use the business. If you'd be so kind. L'armaiolo. Parma di ferro, scudo allungato dell'aquila, argenti e scudo grande dei draghi gemelli. Non sono un tipo... mai stato un tipo da scudi. Poi vendi armature. Potrei pensare di comprare l'elmo dell'elmo del falconiere per completare il set, ma onestamente... Bah! Da Volgen. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. You have to grease the wheels. Balbetta. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. Un po' disperato, eh? Calling themselves the Blue Sentinels have gained much power in Volgen. You can't even run a shop without their blessing. Addirittura. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash.
Strozzini! Basta? Moglin, tranquillo. Ci rivedremo perché voglio vederti sfavillare nei tuoi affari. Quindi tornerò, tranquillo. Con un po' di anime in più, magari, si torna. Frammento di titanite, questo male non fa. Ora, via. Allora, avendo raccolto un po' di robetta, intanto andrei a dare il frammento alla signorina. Ehi, ne ho uno. Ok. Tieni. Fiaschetta Estus potenziata, ti ringrazio. E ne abbiamo due, d'accordo. Ora, incamminiamoci verso la nostra prima area, in questo caso, di la torre di Hyde, da questo lato. Si esce da Majula, quindi si... Tutte ste macchie di sangue in zone un po'... Boh, un po' strano, vabbè. L'archingegno non si muove, quindi via di qua. Allora, qua abbiamo Parma Cremisi, che è uno scudo imbarazzante. Cioè, tanto vale non averlo. Allora, ok. No, perché se non ricordo male, boh, oddio, 75% difesa fisica. Yeah. Se ne può fare a meno, tranquillamente. Anima di non morto perduto, spada da ladro spezzata. Roba di poco conto. Ed eccoci arrivati. Torre della Madonna, Torre della Fiamma di Hyde. Ok. A loro conviene non rompere le palle. Eccoli, i nostri primi nemici reali. Com'è? Oh, tosto sei. Bastardo, mi ha colpito. Tiè, ci provare più. 400 anime. Ci sta. Falò. Questo si accende. Ci sediamo. Ora lui spawna nuovamente, lo rifacciamo fuori, in questo caso il signorino. Evitiamo di farci colpire a sto punto. Ecco, e questo nemico è la sintesi di Dark Souls 2. Girare attorno ai nemici. Funziona con i nemici, funziona con i boss, funziona con chiunque. Ecco, lui è più cazzuto. Oh, cazzarola. Eila! Tosto. Lui è più cattivo, in effetti. Ok. Va bene. Chi è? Colpetto, grazie. Io una gemma... Pietra pallida. Va bene, una gemma la userei. Sempre morti in posizioni particolari, d'accordo. Allo? Ghiacce? Vado io? Vado io. Uno, due... Ah, non mi dovevi colpire. Fenomeno, d'accordo. Talismano di Yoid. Ecco, normalmente... aprirei, o comunque tirerei queste leve... Non lo voglio fare, perché voglio sfruttare, diciamo, un piccolo... Già si vede da qui. Un piccolo exploit per battere il signorino. Ora ci arriviamo. Facciamo le cose con ordine. Cazzarola. Salve, signori. Questi con la spada fanno parecchio male. Occhio. Ulla.
potevo evitare di rollare lì. Va bene. E ok, e tu via. Pietra pallida. Allora, due di loro potrebbero essere anche pericolosi. Ma nemmeno, dai. Ok, me lo prendo. No, stavo scherzando. Non in questa maniera. Me lo prendo il colpo fino ad un certo punto, eh. Siamo la gemma, magari. Usiamone un'altra. Dai. Ok. E via. Che fai, ti vergogni? Viecce. Uno. Due. E tre. Quando siete da soli siete un pochino sfigatelli, c'è da dire. E tre. Bravo, bravo, bravo. E via. Globo dell'occhio blu incrinato, d'accordo. Qua abbiamo altri di questi signorini. Salve. Dai. Ok. Ok. Carica. Oraccio. Ti è andata male. Ti è andata male. Allora, dicevo, non evochiamo nessuno. Lui dopo... lo combattiamo dopo. Ora, normalmente questo dovrebbe essere il primo boss, quindi dovrebbe creare anche un po' di... un po' di terrore nel giocatore. Povero sfigato. 2, 3... 4, 5. Ebbene sì. D'accordo. Benvenuti su Dark Souls 2. Ok. Visto che ci è voluto. D'accordo. Primo boss, eh? Primo boss. Non male come benvenuto. Ok. 16.000 anime, non male. Un bel ammontare. Qui abbiamo un NPC. Licia? Are you from these parts? My name is Licia. Alicia, scusate. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. E lei, ok, è una chierica. Quindi vende la campana, vende un anello che aumenta la fede e alcuni miracoli. Ma non è la meta che vogliamo seguire, quella dei miracoli. Anche se, oddio, ritorno... Quant'è che 18 a fede? Non esiste. Almeno per ora. Per ora non esiste. Ben poco spazio per i miracoli. E per te, Licia? Why did I come here? Well, duro come boss. Sì, 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 complesso, tosto, difficile. Effettivamente. My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Tuo unico destino. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... well, I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. Okay. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move soon. To a place I could gull them. Sorry. My teachings
In un posto dove poter fregare, si è fatta sgamare alla grande. Alicia, 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 cosa nascondi, cara? No, no need, no need for miracles. Da. Disapprovano, sono gli dei o sei tu a disapprovare? Ma cara, non mi faccio fottere. No, a parte gli scherzi, il Cavaliere dei Draghi ha anche combattuto normalmente. È un continuo girargli attorno. Oh cazzo, la batteria. Un attimino che qua devo mettere. Dov'è? Non trovo. Ok, perfetto. Dicevo, anche combatterlo normalmente è un continuo girargli attorno. Quindi ne apro sempre il discorso dei gesti. Allora, io direi di livellare effettivamente. Ok. Ah, abbiamo un jester. Salve. Signora, si alzi. Bisogna fatturare qua. Cerchiamo anime grandi e potenti. Allora, ora c'è un discorso da fare che volevo fare dall'inizio e lo faccio ora. Uno dei motivi per il quale Dark Souls 2 sta un po' sulle palle, ma comunque è considerato uno tra i più, probabilmente il più deboluccio dei Souls, oltre vabbè i boss non fantastici, probabilmente è questo. Adattabilità. Aumenta vari attributi per aumentare la probabilità di sopravvivenza. Aumenta agilità e varie resistenze. Ora lui qua non lo va a spiegare effettivamente in cosa consiste l'adattabilità. L'adattabilità, se noi andiamo a guardare l'agilità effettivamente, velocità di schivata e altre azioni. No, non è la velocità di schivata, è il numero di frame presenti durante la schivata. 87 è una vergogna per quello che è Dark Souls 2. Vuol dire prendere un colpo ad ogni schivata e non poter rotolare dentro, a meno che non venga fatto all'ultimo istante. Ora, io non ricordo la cifra precisa. Teoricamente, facciamo finta che aumentandolo, 90, 91, 92... 92 dovrebbe essere, o forse era 95. 95 dovrebbe essere il midroll di Dark Souls 1 in questo caso. Noi lo vogliamo portare più o meno a 105 per quello che è l'agilità, in modo da poter essere il più invincibili possibile durante le rotolate, appunto le schivate. Però vorrei farla in maniera graduale, cioè non buttare tutto in una volta anime qua. Quindi facciamo una roba del tipo... Del tipo... Quanti livelli posso fare? 13 livelli. Io ne farei... 4. Alta abilità, per ora. Poi... 4 a tempra, 2 a vita, facciamo una robetta del genere, questa distribuzione delle statistiche. Sì, per ora in questo modo andiamo. E fatto questo, dove posso andare? Dove posso andare? Direi la foresta dei giganti, quindi di qua. Sta alle palle, sta sulle palle giustamente alle persone, perché costringe a dover aumentare una statistica e soprattutto non lo spieghi per come dovrebbe essere spiegato il discorso, quindi è un po' così. Sono punti. Normalmente sono punti buttati. Uno li potrebbe anche spenderli in altro, però poi si è costretti ad aumentare l'adattabilità per giocare nel modo più pulito possibile. Quindi va bene. Va bene così. Ok. Sotto. Grazie. Qua abbiamo delle meravigliose
effigi umane. Ok. Qua c'è un saltello da fare. Perfetto. Osso del ritorno, anima di non morto perduto. D'accordo, let's go. Oh, 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 oh. Salve. Foresta dei giganti caduta. Caduti. Allora, abbiamo dei nemici che vanno a pro... Puttana tua so... Da dove arrivi tu? Ok, allora io libererei un attimino la zona da questi piccoli, per poi concentrarmi dal signor Ozzo qua. Ehi, a lei, sono qua. Ulla. Ok. Bruttissimo combattere in acqua. Bruttissimo combattere in acqua. Sono rallentato al massimo. Cadi. Bravo. Vado io. Magari colpiamolo il nemico ogni tanto. Culata, culata. Bravissimo. Dai, grande. No, tu non c'entri ora. Tu sei proprio... Ok. Ullalalalalalala. Ok. Bella, 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 bella. Droppi? No. D'accordo. Continuiamo. Lui è andato. Qui abbiamo un altro meraviglioso falò che accendiamo prima di subito. Ci sediamo. E poi... Allora... Cos'è? Hanno acceso... Hanno acceso... Hanno acceso... la radio fuori? Allora, ok. Droppa? No. Quante pozze di sangue, quanti cadaveri. Lui con l'arco. Ok. E va bene. Qui sono dei poveri disperati. Allora, che abbiamo qua? Anima di non morto perduto. Mi auguro si senta il meno possibile il bordello che sta arrivando da fuori. Hanno acceso una radio, sono in clima di festa. Va bene, mi fa piacere per loro. No, perché poi questo microfono maledetto percepisce tutto, purtroppo. Anche i gabbiani che cominciano ad urlare dalla West Coast, cioè prende tutto. Quindi vabbè, la speranza è che possa percepire il meno possibile in questo caso. Ok, qua abbiamo un bel po' di gente che fa finta di essere morta. Salve. Ah! A pugni mi prendono. Cosa stai facendo? Lui è morto. Lui è vivo. Ok. Coltello da lancio. Che fa? Droppiamo bombe? Mi sembra il caso. Backstab. Basta, basta con ste bombe. Basta. Chi è il disperato? Lui. Armatura del fante vuoto. Spada dritta spezzata. Ma tutti si svegliano qua. Vabbè, qualcun altro? No, non sembra. Va bene. Allora. Porca merda, in pieno. In pieno. D'accordo. Bravo lui. Gli si deve riconoscere. Porca puttana, io salgo, lui scende. Dai. Forza. Oh. Armatura del fante vuoto. D'accordo. Saliamo. Allora. Madonna, stavo cadendo di sotto. Anima di soldato ignoto. Troppa. Grande. Ora basta con queste bombe. Hai finito.
qua, piccolo saltello tattico, ok. Spada corta e anima di non morto perduto, d'accordo. Ci caliamo di sotto nuovamente. Aia, madonna, i danni da caduta sui souls. E mo con sta musica però, eh. Oh, 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 calma, 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 impazzito. Raccogli, 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 raccogli oggetto. Calma, 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 calma. Colpiamoli nemici, colpiamoli nemici, cortesemente. Perfetto, niente, non li colpiamo. Ok. Abbiamo la gemma. Già la spada si sta rompendo, è incredibile sta roba. E lui si sveglia. Ok. Boh, perfetto. Qua abbiamo dardi di legno. Dardi di legno. Ma che hanno alzato il volume? Merda. Ok. Allora, gemma vitale. Poi mi danno una spiegazione su come si fa a morire in... nice ass. In queste posizioni. Allora, 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 allora. Trappolozzi? Tiè, tiè, via. Trappolozzi, aia. Ok. No, non la scala, non la scala. Il drop. Il drop, non la scala. Ok. Madonna, ci muoviamo? Ok. Dai, tira. Bravo, bravissimo. Fenomeno. E non attacca. E non attacca la stronza. Ma porca mignotta. Ma sono davanti a te, tiri bombe? Vabbè. Hanno questa passione per le bombe. Qua abbiamo un buckler, d'accordo. Poi... ora però sta musica ha rotto leggermente tre quarti. No, perché sembra tra l'altro che abbiano aumentato anche il volume. Bah, vabbè. No, dove sta andando? Qua sono. Giovane! Ok, ancora vivo. Perfetto. Poi, urna stregata. Urna stregata. Si apre la porta. E troviamo un falò. Aia! Falò acceso. Ci sediamo un attimo e parliamo con la signora. Lei, dica. La mercante. Ride, ride, ride. Ok. Che vende? Ah, accetta. Spada dritta spezzata. Randello Cestus. Il randello. Il randello scala a forza. Attira come arma attira. Però cappello mercante itinerante, soprabito mercante itinerante, tutto il set del mercante itinerante, la chiave di Lenigras, per l'amor di Dio compriamola, per favore. Poi, la pietra di Pharos, questa la vorrei comprare in questo caso, quindi un attimino facciamo una roba. Prego, 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 un attimo, un attimo, un attimo, l'anima, 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 le anime, ne ho? Sì. Userei una di queste, sì. 800, perfetto. Dammi immediatamente la pietra di Pharos, ti ringrazio. E poi magie. Guarigione, freccia dell'anima. Che hai da dire? Melencia. No. Datti via tutti. Ok. Non sarebbero mai finite. Tutte le mie cose.
Madonna, in effetti tieni tutto sulla schiena. E ride, lei ride sempre. Tra l'altro ha questa... ci ho fatto caso ora? Non credere a ciò che raccontano le vecchie, quindi non ti devo credere in poche parole. Perché? A fare per te al nostro prossimo incontro, tesoro. Basta? Ok, no, dicevo, notavo... Basta, non voglio parlare, basta. Notavo... Questa essenza, no? Un po'... In faccia non si vede, beh? No, madonna sta musica! Poi io, allora, ora critica fulmicotone per il sociale. Allora, io capisco, no? È domenica, è un giorno di festa normalmente. Però, va bene, la musica... sono le cazzo di cuffie. Non devi per forza farla sentire a tutto il quartiere. Poi, considerando che si tratta di musica neomelodica, diciamo che a me non è che faccia proprio impazzire. Detta così, ecco. Però vabbè. Oh no! No! Non te ne andare! Ok, lucertolina. Due frammenti di titanite. E va bene. Comunque, chiusa parentesi, fulbicotone per il sociale. Non... Si può anche evitare, va. Volendo. Accetta gemma vitale radiosa. L'accetta, male non dovrebbe essere. È migliore. È migliore come arma. Quindi va bene. La speranza è che possano staccare. Minchia, però non attacca solo orizzontalmente. O comunque. Devo fare un attacco pesante per poter attaccare in verticale. Gnam. Va bene. Pietra bianca piccola e gemma vitale radiosa 2, d'accordo. E qui abbiamo... riesco a non morire? Sì. Benedizione divina. Grazie. Allora, io mi siedo un attimino al bonfire. Si torna un attimino indietro. E scenderei qua sotto. Aia. Le gambe. Ma le gambe. Ma le gambe, ma è liscio. Oddio, non mi piace il moveset. Lo trovo disturbante. No. Questa roba orizzontale, va. Però vabbè. Allora. Saltiamo. Effigie umana. Si scende. Cioè, magari se mi avvicino un pochino di più in questa maniera. Bah, spero isoli il più possibile. Anima di non morto perduto e torcia. Che casa stai facendo? Calma. Ok. Perché non viene shottato? Perché sto dramma da dietro? Non alle spalle. Dai, Ok. Ah, le tartarughe ninja. Giusto. Allora intanto liberiamoci di sti stronzi. Quindi via loro. Mo. Tartaruga. Ok. Colpetto. Via. Colpetto. Questi fanno male. Aia. Altro colpo. Bravo. Riesco ad eliminarti prima. Ok. Qui ci siamo. Poi stivali del fante vuoto, ma non è che magari... No, che è molto migliore la roba del falconiere. Allora. Porca puttana, mi sono spaventato. D'accordo. Sui sentimenti, proprio sui denti. Vai. Madonna che botta. Vai. Ok. Vai. D'accordo. Fai tutta la combo. Via. Questa brutta era. E via. Droppi? No, grazie. Gentilissimo. Scudo da fanteria. Non lo ricordo. Che merda. Addirittura peggiore
Della parma di prima. Ok. Dello scudo di prima. Qua dovrebbe esserci roba. Sì. Gemma vitale, not bad. Ah, quello ha droppato. Allora, coltello da lancio 1. Salve. La sala mandrella. Porca merda, queste se colpiscono devastano. Via. Guarda che bella, guarda che occhietti simpatici. Vispa, proprio vispa. E si recupera la spada lunga del fuoco. Questa è migliore. Questa è decisamente migliore come arma. 187. Questa mi piace. Questa mi piace tantissimo. Usiamo un osso del ritorno in questo caso. Ah, io mi auguro di non dover far tutta la live con il sottofondo musicale. Onestamente, cioè, no, che 3 ore di live con sta roba in sottofondo. Insomma, non l'avevo programmato. Però vabbè. The show must go on. Queste sono le inconvenienze. Il bello della live è quello, il bello della diretta. Lenigrast. I'm a blacksmith. Bring me that. C'ero la chiave. Tiè. Puoi tornare alla tua bottega. Qua abbiamo... E se lo giro un attimino così il microfono? Buh. Magari... Vabbè. Arco corto. Potrebbe servire. Ho aperto. Oh. Ok. Torna più tardi. Non hai più nulla da dire. Il suo torna più tardi vuol dire semplicemente siediti al falò, così ricarichi la zona. Ecco, infatti. È un lavoro pericoloso. Aia. Un altro inutile viandante. Mi sta prendendo a colpi di pinza, praticamente. Mi sta ammazziando con la pinza, signor Lenigrast. Cosa abbiamo qui? Chop chop. Ah no, non chop chop. Intanto parlami. Peggio della mia avventata figlia. Don't spend your whole life in transit, you hear? You'll need souls to repair and improve. Migliorare l'equipaggiamento, sì. I know only of smithing, but souls have many other uses as well. Gli anime hanno anche molti altri usi. Think before you spend. Rifletti bene. D'accordo. E rari, non sono materiali che si trovano facilmente. Ok. Forever. Even you must have someone waiting back home. Ah, e poi torna di nuovo, va bene. E... che vende? Falcione, Estoc, lo stocco, che è una delle armi più devastanti del gioco se usate in dual wielding, ma siccome renderebbe il gioco davvero poco divertente, l'ho usato davvero tante volte, lo voglio evitare. Ascia da battaglia, malaccio non era, però no. Mazza, allora, la mazza, stesso discorso dello stocco. Questa addirittura usata singolarmente. No, anche lo stocco in realtà. Usate tutti e due, in tutte e due le maniere, o singoli o doppio dual wielding, distruggono. Però li vorrei evitare. La lancia, non sono un tipo da lancia su Dark Souls. Il frammento di titanite,
per ora sto come sono. Non farmi perdere tempo, mi dispiace, mi devi perdonare tantissimo. Allora, tornerei quindi a questo punto alla foresta dei giganti. Comprerei una bombetta dalla signora, in questo caso, perché c'è da fare un giochetto del tipo. Signorina, ancora io, eccomi. Mi dia una di queste. Facciamo tre perché ho paura di cannare. E vendimi anche una bella effigie umana, dai, ci sta. Vabbè, e dice sempre che deve raccogliere la roba e andarsene. La bombetta serve in questa situazione. Cioè, la mettiamo qua. E questo è un piccolo trucco, no? Un piccolo trucchetto per semplificare. Un piccolo trucchetto da speedrunner, più o meno. Dov'era il punto? Questo? Girati magari? Questo? No, cannato, bene. Questo? Esatto. Così almeno abbiamo aperto in anticipo una bella shortcut. Togliamo. Sediamoci. E andiamo. Allora. Subito? No, facciamolo in ordine comunque. Quindi andiamo di sotto per ora. Cazzo, ho sbagliato. Non volevo lasciare. No! Ecco qua che mi devastano. Ok. Non dovevo premere giusto perché un colpetto soltanto e si lancia dalla scala. Terribile come roba. Questi via, va bene. Lui dorme. Ok. Anima di non morto perduto. Questa porta momentaneamente chiusa. Andiamo di qua. Ok. Via pure te. La nebbia. Sembra che abbiano finito comunque con la... con la musica. Mi sembra di sì. Vabbè, meglio, meno male. Allora, salve. Oh, cazzarola. Doppia. Ok. Saliamo la scala. Brutti loro. Questi sono brutti. Questi con gli scudi e la lancia sono terribili. Piano con ste frecce, mo. Adesso, calma. Ancora. Che dobbiamo fare? Porca mignotta, mi stanno facendo a spiedino. Calma. Ok, una torcia ci sta. Usiamo una gemmetta. E ci muoviamo. Aia. E torniamo di nuovo là. Saliamo. Allora. Evitiamo le frecce. Qua sotto, sì. Salve. Yeah. Sbim. Qui abbiamo frammenti. Comodi. Comodi. Ai 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 ai. Per una terza volta risaliamo. Poi i viaggi si devono fare. Aia la schiena. Ok. E adesso saltello e via. Indiana Jones? Indiana Jones. Questo è uno dei momenti Indiana Jones di Dark Souls 2. Effigie umana, ok. Salve. Cerchiamo funghi? Cerchiamo funghi? My name is Kale. No, ho skippato un dialogo, vabbè. Like sono un viandante come te. I'm navigating the continent to create a map. Che cazzo? Aspetta, Kale. Il momento peggiore. Basta con ste frecce. Va bene. Erba ambrata, grazie. Ora abbiamo skippato 27 dialoghi da Kale. Meraviglia. Va bene. Vabbè, è un cartografo. Ok. Mm.
Forsaken land. It was a curse? Something about a curse. Okay. How embarrassing. I seem to have lost my focus. Brutto segno. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Sì. Però quello che stai facendo sappi che non è normalissimo. Suonava così romantico. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home, as something of a squatter, I'm afraid. Abusivo. Brutta roba. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. Okay. I believe that it's a map of Drang Lake. La mappa di Drang Lake. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Ah, non a cercare funghi. Ok. No. Ah, no, era per cercare funghi. Ti vedo un po' confuso, ok? I don't seem to recall. Porca miseria. Were you looking for that map? Stavi guardando. Then you are fascinated by maps. Innamorato, sì, innamorato come te delle mappe. Vergognati. Lo abbiamo perso, Cale. Va bene. Grazie. Ok. A fine, oddio. A che punto? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Inquietanti. Something about it feels wrong. Just be careful, please. Brutta. I'll be back in Majula soon. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. Quest'uomo ha l'intenzione di parlare di mappe e basta. I'll be back in... Va bene, lui non ha poster, non lo so, di personaggi famosi in camera sua. Lui ha delle mappe. Lui venera le mappe, d'accordo. E ad ognuno le proprie, quindi va bene. Giusto che abbia una sua passione. Come dargli torto? Allora, io tornerei un attimino a Majula. Perché la chiave serve per la casa che abbiamo qua. Quindi... quella, eccola. Andiamo. Apriamo. Chiave della casa. Sbep. Permesso. Porca miseria. Bella la qualità del... un libro bello grosso. Una pietra di Pharos, questa è comodissima. Grazie. E poi... cosa abbiamo? Ma prima di andare lì, saliamo, perché qui dovrebbe esserci uno scrigno. E dentro abbiamo... frammenti e torcia. 3 e 3, benissimo. Non c'è altro, vero? No. Allora, si va sotto a questo punto. No, non di qua, ho detto sotto, mi sono perso. Di qua. Ok. Sotto di qua. Teoricamente Cale parla di questa mappa, cesellata nella pietra. In teoria, poi in pratica... forse la vede solo lui. Salve! Scheletrozzo? Chi è? Oh minchia il danno. 700 anime. È un'effigie umana. Sì, perché loro sono parecchio tosti. Frammento di fiaschetta Estus. Meraviglioso. E qui abbiamo...
Ricettacolo delle anime, questo per anime, questo è uno dei motivi del perché considero comunque Dark Souls 2 uno dei giochi più divertenti, perché questo è qua, e se ne trovano diversi in tutto il gioco, permettono di, grazie alle le signore all'inizio, le guardiane del fuoco, di ripristinare o comunque ridistribuire quelle che sono le caratteristiche, quindi permettono in poche parole di creare, se magari non ci fermiamo nelle rocce, di creare quante più build possibile e cambiare quando si vuole. Quindi è una cosa che io apprezzo tantissimo, dà una variabilità immensa a quello che è il gioco. Signorina! Is that a shard you found? Sì. Here, let me see it, so that I may help you. Ok. To see light, a vedere la luce, a vedere la speranza. However faint it might be. Va bene. Tieni il frammento, ciappa. Bella lei. Fischietta è spotenziata, ora ne abbiamo tre. D'accordo. Ora è il momento. Torniamo alla torre. Si torna alla torre. E affrontiamo un vecchio amico. Allora, compro a questo punto un'altra effigie. Abbiamo le anime precise. Ok, compriamola. E ora che va bene, raccogli la tua roba e te ne vada, va benissimo. Salve. Tiè e tiè. Tu? Tu con sto scudo? Che palle che siete voi. Che fai, attacchi? Non attacchi? Attacco io? Attacco io. Bastardo. Vector. E via. Allora. Porca miseria. Occhio. Devo fare attenzione con quest'arma di fuoco, perché i barili saltano in aria. In aria. In aria. In aria. Saltano in aria. Oh, c'ho bruttissima zona per combattere. C'è quello con le bombe. Lo sapevo io. Via via via, tu via. Ok, 600 anime. Cazzarola. Allora, saliamo. E ci si prepara. Eccolo, però prima lui via. No, brutta roba. Madonna, sta andando malissimo. No, 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 girati. Non ho parole. Non ci... Porca merda, non è possibile, no. Va bene. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Un disonore. Questo è un disonore. È andata male per un motivo semplicissimo. Ho mancato lo stronzo che tirava bombe. Di conseguenza ho perso d'occhio il persecutore e sono stato punito. Tra l'altro ho distrutto la sedia qua. Porca merda. Ok, ci siamo. E niente, va bene, l'abbiamo fatta. E dovevamo aggiungere un po' di spicy, perché veramente distruggere tutto con troppa facilità non è nemmeno divertente, quindi va bene così. Famola un po'. Ora però hai rotto tre quarti di cazzo, fatelo dire. Cioè, hai causato il dramma, sappilo. Quindi torniamo dove... Posso? 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 Posso alzarmi? Ok. Che figlio di puttana. Non ho parole. Non ho parole. Non ho parole. Va bene. Va bene. Ai ai ai. Ok.
magari avesse avuto un po' più di adattabilità. Magari sarebbe andato meglio il tutto. Tu via, con sto minchia di scudo, cortesemente. Ok. E... vabbè, polvere riparante. Recuperiamo la roba. Un altro frammento. Ok. Gemma vitale ed effigie umana, d'accordo. E una torcia. Benissimo. Allora, andiamo. Che figura di merda. Vieni. Ok, bravi. Oh merda. Sono cose che saltano in aria. Che palle. Che palle con sti scatti che fai. Cioè, basta una certa, no? Du palle che siete. Allora, freccia dell'anima migliorata. Ok. Signori, realmente l'ho fatto apposta. L'ho fatto per il content. Sono morto apposta per il content. Perché morire dal persecutore è content, effettivamente. È una roba difficile. Ma ci sono riuscito. Ne vado fiero. Frammento di titanite. Diciamo che c'è stata una serie di sfortunati eventi. Ecco, mettiamola così. Ok. E qua abbiamo robette interessanti. Ovvero blaster di titanite, così all'inizio proprio del gioco, a sbafo. E anello della cloranzia. Ok, che mettiamo immediatamente. Qua, colpetto. Salve. Tu via. Vieni. Non arriva, giustamente, l'arma. Che meraviglia. Prima sono morto anche per questo motivo. Cioè, il range dell'arma mi ha fottuto. Terrificante come roba. Vabbè. Andata così. Vuol dire che doveva andare così. Anello vitale, frammento grande. Allora, io metterò l'anello vitale. Così, tanto perché lo possiamo fare. E via. Che sta succedendo lì? Si muovono cadaveri, calma. Vedo i cadaveri muoversi. Che so sti suoni? Bah. Salve. Hello there. Blurrato, vabbè. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Okay. Oh yes, you be cautious if you go. Be cautious. There's treasure in there for certain. Aya. Aya. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. Stesso marchingegno. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. Stranamente sempre gli altri entrano per primi. Pale. Pate. Come? Pate, giusto? I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. Spero che stia bene. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. I'll leave this one. Va bene, andiamo noi. Oh, che roba strana che si è chiuso. Ma vai a cagare, va.
Oh no 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 no, non ci facciamo devastare. Basta! Che brutta combinazione di nemici. Switcho, switcho e la prendo in quel posto. Ok. Ha droppato? Spada da fanteria. Ok. Mettiamo una gemma e via. Melma aromatica. Parete invisibile? Yes. Bastone da stregone per bambrato, ok. Oh, ah no, là sotto stanno. Ok, 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 ok. Hey, Pale! Pate! I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Spero. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Okay. Oh. But you should take this. Pietra bianca. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a hand. Poi di fortuna qualcuno ti darà una mano. Well, I see you. I hope. Stessa cosa? Stessa cosa, va bene. Andiamo. Pietra bianca nel caso. Allora, gemma vitale. D'accordo. Va bene. Mi ha colpito, lo sa solo lui come. Lo sai solo tu come mi hai colpito. Lo sai solo tu. Grande anima. Va bene. Abbiamo una gemma. E non abbiamo altro da fare. Ti vedo leggermente compenetrato. Che bellezza. La scala. Guarda come sale veloce. La nostra eroina. Balestra leggera. Salve. Saltello. Saltello. Ok. Sta zona è pericolosissima perché si stronzi. Ok. Occhio. Occhio. Bene. Ah, quello è caduto, d'accordo. Apriamo questo. Elmo del Fante. Ah, che carina. Simpatica. Simpatica. Va bene, ci sta. Ok. Lancia alata. Lancia alata. Lancia alata. Dov'è? Allora, non scala male perché scala B a destrezza. Però richiede 18 a destrezza. Cioè che è una roba atroce. Un pochino troppo. Un po' too much, mi verrebbe da dire. Dagli con sti scudi che avete ste lance. Ok. Ok. No 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 no. D'accordo. Che succede qua? Allora, un attimino, 20 secondi, un minuto esatto di pausa, un attimo.
Rieccomi, rieccomi. Ok, ci siamo. Oh no, cazzo, cosa ho fatto qua? Ok, eccomi. Allora, che si stava facendo? Giusto, la tartaruga è andata. Bello quello. Andiamolo a prendere. Abbiamo un'alabarda, interessante come arma. Qua una strage. Oh madonna che ansia. Quanti siete? Quello lo vedo confuso. Ce n'è uno parecchio confuso. È tornato dall'abisso praticamente. Va bene. Grazie per le 50 animelle. Via. Allora. Ok. Salve. Tu schiatta. Qua scudo grande di cuoio e gemma vitale, d'accordo. Praticamente la spada si sta per devastare, però per fortuna abbiamo la shortcut che apriamo immediatamente. In questo caso ci andiamo a rifucillare. Oddio, questo si alzava, vero? Perché devo fare lo stronzo con i nemici che non mi stanno nemmeno guardando? Perché ha droppato cazzo! Oh no! Non ti rompere. Dov'è? Ma fanno cagare, d'accordo. Va bene. Ci siamo. Allora. Melencia. Beh, cos'è questo? Denden 119. No, non ho bisogno di aiuto. Non ho bisogno completamente d'aiuto. Quindi si riscende. Giù. Via. E andiamo a questo punto a devastare quello che è il nostro secondo boss. Doveva essere il persecutore il secondo boss, però l'abbiamo cannata, abbiamo fatto una figuraccia, quindi va bene. Tristezza. Allora, d'accordo. Evoco? No, non evoco. Via. Ultimo gigante, gran stronzone. Un po' faccia di culo. Sei incazzato. Si è offeso perché ho detto faccia di culo? Dato di fatto. Sì, vai tranquillo. Ok. Quanto sono difficili i boss di Dark Souls 2. Cazzarola. Come dovrò mai fare? Wow. Oh no, sei incazzato. L'ho fatto incazzare. Va bene. Peccato, si poteva fare no hit. Vabbè. Anima, ultimo gigante e chiave del soldato. Io direi di tornare all'ultimo falò in maniera rapida in questo caso. Cosa voglio fare? Intanto andiamo a livellare. Andiamo un attimino a livellare. Vediamo in che modo. Signorina, eccoci. È un po' di anime. Anche, giusto, c'è anche il frammento da usare. Ok. E ok.
20.000. Vabbè, per quanto fievole sia, tanto usiamo il frammento. Ai ai. Oddio. Bobo, che c'è? Bobo! Vabbè. E si livella, un po' di livelli si possono fare. Io direi... facciamo altri 3 punti ad agilità. 2 a tempra. Il resto a forza? Facciamo, va bene, il resto a forza. E ok così. Per ora. E... ah, ecco la melancia. Salve. E il resto... ci compro un'altra effigie. Ula, giusto, l'anello d'argento del serpente più 1. Grazie. Meravigliosa sei. Che io equipaggerei subito al posto di quest'anello qua. Adesso il piano attuale è quello di prenderci una grandissima e dolcissima vendetta. Anzi, prima... calma, aspettate, aspettate, aspettate. E sì, la vendetta la devo prendere, però prima scendiamo. Perché... intanto tu fuori. Gemma vitale, d'accordo. Adesso con la chiave del soldato si possono aprire un paio di porte. Questa è una. Anello del ripristino e torcia. Lui impazzito. Ok. Salve. Che fa? Attacca? Grazie. Mostra il simbolo del re. Non è il momento, non mi sembra il caso. È tosto. Porca miseria, se è duro. Che brutta posizione. Ok. Ancora backstab. E via. 1080 anime. Yai. Grande lancia. Oddio. 22-18. Però è interessante come arma. Sapete che quasi quasi io aumenterei poi appunto la forza e la destrezza in modo tale da poterla usare? 22-18 quindi. Perché è bella e simpatica come arma. È diversa almeno. Diversa sicuramente. Apriamo anche questa intanto. Qui c'è della gente poco simpatica, giusto? Sì, gli scheletrozzi. 2 colpi, va bene. Ok. Ciao. No, perché non parte il colpo? Perché a volte il colpo si impalla? Ho capito sta roba. Via. Tu via. Oh là 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 là, calma. E tu via. Ok. Torcia. Ok. Pururu. Salve. Ula. Cosa stai attaccando? Pazzito lui. Effigie umana. Ah. Oh cazzarola, brutta questa. Parecchi questi signorini. Non è possibile quello che è appena successo.
Ok. È brutta la roba. Andiamo in questa maniera. Lui è andato e fra un po' pure io, porca mignotta. Alziamoci con calma. Facciamo il giro. Così pure lui si rincoglionisce un po'. E via. La stamina. Ulla. Ok. E là c'è l'ultima tartarugozza. Ah, spada bastarda. Cazzo, ma praticamente tutte le armi richiedono destrezza. Aia, brutta. Bravo, complimenti. Gran lavoro. Di fino. Ok. E non attacca, e non dà il secondo colpo. Porca puttana. Dove, che cosa fa? Ok. Ok. Va bene. Perfetto. Elmo del fante vuoto. Erba ambrata e fiore verde. Qui invece abbiamo un'invasione. Giusto? Dennis l'armaiolo. Dennis la minaccia. Ok. Ok, tutto il set del cacciatore. Grande anima di cavaliere valoroso. Salve, Dennis. No. Pasche... Madonna. Che palle che sei. Che palle. Davvero, che gran palle. Se devo morire con Dennis non è nemmeno il caso però. Cioè. Oh no, perché sti lisci? Ce la possiamo fare, eh? Oh porca puttana. No, 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 no. Cura, per favore. No, va bene così, sta andando in tragedia contro Dennis. Magari la mettiamo ad una mano, potrebbe essere il problema. Aia. Non sembra fregargliene più di tanto. Oggetto a rischio, ma è incredibile. Oggetto rotto. Ma davvero? Ma davvero sta roba? Cioè si è scassata l'arma? Va bene, dai. Ma vaffanculo, Dennis. Ma è incredibile comunque. Porca merda. Effigie umana, ma che palle. Allora, torniamo un attimino a Majula. Anche se già voglio andare a distruggere quel gran bastardo. Ma devo riparare l'arma. Credibile. Credibile, si era distrutta. Oh signore, dov'è? Eccola qua. Questo perché in realtà sto evitando di potenziare le... queste armi, perché vorrei poter trovare quella da usare. Anche se la grande lancia potrebbe essere già l'idea, ecco. Mettiamola così. Direi di sì. Signorino qua chi è? Kill... Penso di poterlo... Ok. Va bene. Allora, tu via. E via. No! Minchia, il colpo lo devono dare sempre. Che maledizione, che tragedia. Chiave del soldato, muoviti! Non chiave del soldato. Chiave del muoviti, cortesemente.
Oh no, oh no, oh no. Brutto, brutto, brutti, brutti, bruttissimi. Oh, porca merda, che schifo di situazione. Tutti lì dentro stanno. Perché dovevo eliminare sti stronzi con la lancia. Non peraltro. Che stronzata. Niente, ancora. Ma davvero? Ma volete crepare? No, vabbè. Ti credo, guarda. Il colpo lo devi dare sempre. Frutto comune, d'accordo. Usiamo questa piccola gemma e via. Per la nostra strada. Questa nebbia giuro di non averla mai vista. No, ma semplicemente perché morire in quella situazione dal persecutore normalmente è una cosa che non succede. Però è successo. Però è successo. Di sti cazzi, va bene. Io userei questa. Signori, e combattiamo il persecutore per come dovrebbe essere combattuto allora. Via. Con la cutscene, almeno. Rendiamola una cosa scenica. Salve. Tostarello. All'apparenza. Ti fa tanto furbo perché mi hai ucciso semplicemente perché ho perso tempo con l'altro stronzo, quindi evitiamo. Ok. Mo vedi. Facciamo no hit direttamente. Dai. Bravo. Bravo. Ok, sempre così. Non attacca. Oh, non si è stunnato. Via. Ok. No, no, volevo fare no hit. Che palle. Va bene. Va bene. Ok. Dai. Ma vattela, piander culo. Ah, vabbè. Anello delle lame. Ok, interessante. L'ho messo, giusto? Messo. Come sempre abbiamo nemici che picchiano alberi. D'accordo. Non si fa. Oddio, come è volato lo scudo? Via. Ok. Qua sotto. Ok, il set di Dranglake. Yes, questo è veramente un gran bel set. Ma anche la spada. Salve. Lui chi sta picchiando? Esatto. Bella merda. M'ha fatta affrittata. D'accordo. Allora, via. Dicevo, non è male la spada di Dranglake, teoricamente. Scala A, destrezza. Ah, interessante. Ma ci arrivo a mettere questo, sì. E stare comunque con un peso più che dignitoso. E allora, stiamo così. Yeah. E torniamo là. Blim, blim, blim. Blim.
Viaggio rapido? Grazie. È più rapido di così. Lama doppia. Ah, che posto meraviglioso. Ok. Allora, pastiglia perduta. Ok. Prendiamo la roba. Due effigi umane, d'accordo. E il tizzone è smorto. Boh, va bene. Andrei un attimino a Majula per livellare a questo punto. Dove sto andando? Cosa sto facendo? Di qua. Ok. È stato un momento di panico. Usiamo queste due anime e pure quell'altra. L'anima di Cavaliere Valoroso. La grande anima di Cavaliere Valoroso. E si livella. Quant'è che richiede? Dov'è? Persa. L'ho persa. Dove stava? Ah, qua. 22-18. Parecchi punti. Allora, 22 si può anche fare. 18. Va bene, per ora andiamo così. Ne mancano 4. E non penso comunque di poterla... Non facciamo ste robe, please! Posso a due mani? No, nemmeno a due mani. Tra l'altro, quanto pesa? Un bel po'. Un bel po'. Vabbè. Per ora stiamo così. Ehm, torniamo un attimino alla Bastiglia, la torre lontana. Perché... voglio esplorare questo lato. Quindi di qua. Piano di qua, che finir di sotto è un attimo. Gemma vitale radiosa e frammento grande di titanite. Questi servono. E via. Madonna, 4 colpi. Porca miseria, se quest'arma, se le armi non potenziate sono una merdina in questo gioco. Un'effigie umana. Ok. E qui abbiamo il secondo dei nostri amici. Salve. All'argento, eravamo profumato. No, non ci provare, sai. Tostarello pure lui. Fuori con molta calma. Che fa? Riflette. Ok. Dai. Questo ci si può passare dentro tranquillamente. No, ti si stava buggando, per favore. Dai. Su, su. Non abbiamo tutto il giorno. Ok. Ho fatto una cazzata. Mamma mia, meno male. Avevo finito la stamina. D'accordo. Oh no. No. Ok. Titanite scintillante. Ok. E 7200 anime. Male non fanno. Dovrebbero bastare per arrivare a potenziare, a mettere quei 4 punti a destrezza, in teoria? Non lo so. Poi vediamo. Ok. Lo vedo perplesso lui. Ok, 6 e 48. Va bene. Oh... Lucafiel! Chiave antiquata, com'è? What is it? What is it? What is it? And you don't know me. And you don't know me. Things are better that way. Va bene. La metti così. Ok.
Sempre strani, si è sempre strani questo gioco. Keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatiel. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. Hmm. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. Okay. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. While you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. Mi servi, Lucatiel. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. You are an odd one indeed. I've always made... Ripeti la stessa cosa? Sì, d'accordo. Finita la linea di dialogo. Particolare come personaggio Lucatiel. Andiamo di qua, evitiamo di cascare di sotto. E prendiamo la robetta. Frammento grande di titanite. Ok. Brutto combattere qui sti tizi. Ecco perché è brutto. Ecco perché è brutto, porca mignotta. Occhio. No, cado di sotto. Quanta poca stamina comunque. Mamma mia, ne sto soffrendo un attimo effettivamente. Dovrei pensare di cominciare ad aumentarla. Più di quanto l'ho aumentata, ovvero nulla alla fine, cioè non... veramente troppo poco. Allora, resina dorata. Oh, tu non devi venire qui. Qua, guarda dove sono. Guarda dove sono, bravo. Ok. Ulla, figlio dell'Androcchia. Bravo. Perfetto. Allora. Ora qui per favore, in maniera pulita, questa cosa. Bellissimo. Colpiamoli, cani. Ok. Allora, questo segno. Ancora Den Den, sempre lui. Ma è ovunque quest'uomo. Va bene. Oh, aiuto. E allora, accendiamo la torcia. Accendiamo questa. Salve, ora arrivo da te. Ci sediamo, così lui si sposta da là. Ora arrivo a parlarti. Frammento grande, ok. Frammenti. Freccia. Martello d'artigiano e titanite scintillante. Conversiamo. Un vero ribelle. Dear flame. Flame, I smell flame upon you. I'm MacDuff, the blacksmith. MacDuff. All I want is a little flame. Te la posso dare. So, I'm not ever to me. D'accordo. Right now, you imbecile. Imbecille.
Tiè! What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones. Per ora no, però... Te le posso anche procurare. Cosa vendi? Ah, la spada bastarda. Lucigatana. Ascia pesante. Lancialata, falce. Madonna, lo scaling della falce è terrificante, lo scaling. Scudo allungato reale. Poi frammenti grandi. All'infinito. Permesso all'uomo di prosperare. Gli fa dubitare della fiamma. Tutto oltre la nostra portata. Dear Flame. Va bene, abbiamo capito. Allora, aspetta. Vorrei capire se riesco ad arrivare a quel 18 a destrezza. Male non sarebbe. Vediamo se è una roba fattibile. Allora, qualche anima ce l'ho. Una. Che tristezza. Sì. Quanto serve? 3000? Non ci arrivo per una minchia di punto. Ah, che tristezza. Non ci posso credere. Vabbè. E c'è per un punto. No, scusate, aspettate un attimo. Un punto non me lo merito. Mi metto un attimino a farmare il cavaliere che c'è qui sotto. Scusate. Dov'è? Qua sotto. Così non me lo merito. Allora, intanto facciamo fuori pure l'oro. Sempre anime sono queste. Ok. Quindi via. E via. Ora tu... vieni qua. Ah, non spawna. Ma che stron... vabbè. Non pensavo respawnasse. Niente. Il sogno è andato. Va bene. Bomba infuocata. Pazienza. E... che cagata sta roba. Però alle rovine di Hyde ci stanno i signorini. Quindi facciamo loro. A sto punto sì. Ne vale la pena, dai. Quindi dov'è? Eccolo, eccoli. Cazzo, i cavalieri di Hyde comunque. E l'avevo scordata sta particolarità. Ma loro sono terribili da combattere. Brutta. Bruttissima sta roba. Che stronzi che siete. No. Allora, lui è andato e va bene. Ma lui sta benissimo. Ok, ultimo colpo, per favore, grazie. Ha droppato. Spada da cavaliere di Hyde. Questa è bestiale. O comunque. Questa è veramente forte come arma. No, non è questa, che sto... cosa guardavo? Questa è tosta come spada. Un attimo. Questa è bella... sostanziosa. Figlio di... ok, ma sono in petrol? No, vero?
Ma non lo so, mi sembra di vedere un movimento un po' particolare. Sì, sono in petto. Beh, facciamo che per ora mi lascio la roba del falconiere. Ok, così almeno. Che stronzo che sei. Ok. L'uovo dell'occhio blu incrinato. E che facciamo? Perché qui c'è parecchia gente ora. Parecchia gente, sì. Oh merda. Oh merda, bruttissima roba. No, quello non deve venire però. Va bene il cavaliere di Aida ancora, però l'altro no. Che palle che siete. Ah, l'R2 è interessante. Anche perché li stunna. Ok. E ci siamo con le anime. D'accordo. Ora posso andare. E ora sì. Oh merda. Pure tu. E vieni qua. Dai. Figlio di... No, famo scherzi. Vieni qua. Ok, ok. E ok. Pensavo avesse droppato. Vabbè. E andiamo a mettere questo, finalmente, questo punticino, punticello a destrezza. Quindi, tanto qua, tolgo, ok, e via. Sick. Beh. Oh, finalmente. Allora, è pesante come arma. Mi auguro di poterla usare... anche con questa roba, con l'equipaggiamento che ho ora. 72. Porca miseria, non ce la si fa. Questo ha un peso? 0,3. E beh, togliamo l'elmo. Cioè, va bene, per ora via l'elmo. Wow. Allora, ha un moveset particolare. Abbastanza particolare. Si potenzia con la titanite normale, tra l'altro. Ok. Non ho anime per ora. Rip. Allora, cosa andiamo a fare? Si prova a non crepare e fare il Ornstein 2.0? Lo proviamo. Vediamo se può andare. Intanto andiamo. Ovviamente voi tutti svegli. Ora sia mai che... Ok. Oh cazzo. Madonna la stamina. È andata malissimo. Peggio di... No, peggio di così non penso. È andata in maniera terribile. Che schifo. Va bene. Va bene. D'accordo. Mi hanno cancellato. Va bene. Via. Allora. Perché il problema è che c'è quel merda di cavaliere di Hyde. Cioè, non ci fosse stato lui, poteva anche andare come roba. Ah, viene stunnato. Non mi hai colpito! Porca puttana, non mi hai colpito! Ma tu via subito. Oh, che figlio della merda. Possibile. Ok.
Ok. Che bastardi che siete. Però i cavalieri di Hyde vengono stunnati, quindi ci sta. Anello del vincolo. Ok. Si sale. Tu. Dietro di te. Tre colpi posso arrivare a dare. È pesanterrima. Bella pesante. Che due cazzi. Ok. Allora, questa quando potenziata sdruma. Il problema è che per ora, sia per un problema legato alla stamina, sia perché vuoi o non vuoi non è potenziata così tanto. Magari per ora un po' ci rimetto. E che cazzo che siete? Backstab? Yeah, madonna. Di potenza proprio. Dai. Ok. E via. Globo dell'occhio blu incrinato. Thanks. No, perché non venivi solo tu per ora? Vabbè. Assieme poi. Che palle. Magari è più veloce il cavaliere di Hyde. No, gli sta dietro proprio come gli stronzi. Ma porca puttana, ma non è possibile. Brutta, brutta situation. Ok. Minchia, è incredibile. Siete incredibili, fatevelo dire. Dov'è lui? Dov'è andato il cavaliere? Che fa, si è ritirato? Guarda che stronzo che sei. Sono qui, eh. Tra l'altro sto finendo le gemme. Ok. Ma momenti particolari. Tiè. Tiè. E tiè. Questo è uno di quei cavalieri con la lancia. Lancia contro lancia. Va bene. Hai ragione tu. Che ha droppato? Gambali! Ci si arriva? Ci si riesce? Sì! E tra l'altro sono anche leggermente migliori, quindi va bene. Una gemmella la usiamo. Ora, via subito! Perché qui c'è esatto il nostro amico Draghetto. Salve! No, magari... Esatto, portiamo il pieduccio. Madonna il danno! Okay. Distrutto. D'accordo. Osso di drago pietrificato e parma del drago guardiano. Direi che abbiamo l'arma. Mi piace. Magari non becca più nemici. Non è un granché per il... Per i gruppi, no, di nemici. Però sul nemico singolo è davvero performante al massimo. Grande roba, davvero. E adesso abbiamo il nostro amichetto. Intanto facciamo una roba del tipo... Tipo così. Ok. Nel dubbio abbiamo delle scorte. Vecchio ammazzadraghi, salve. Vecchio marpione. Colpetto. Ah, subito parti così. Per rompere i coglioni. Oh no, liscio. Ok. Madonna il danno. Va bene. Dai, fai la tua mossa.
potevo evitare. Oh merda. Ok, colpetto, esplosione, via, culata. No, che cazzo, sempre questi colpi a sgamo. Dai. Bravo. No, come ti ho colpito? Bravissimo. Ma dai, che cos'è sto colpo? Ma vai a dormire. Dai, 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 vecchio ammazzadraghi, dai. Dai. Ritenta, sarai più fortunato. Allora. Qua. Parma da chierico, scudo a torre, d'accordo. Poi. Globo dell'occhio blu incrinato. Qual è la resistenza di quest'arma? 105. Perché già sembra... Va. Salve. Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. Mi schifa. You are not needed. Okay. Transient being. Nothing has changed. Ma da 10 secondi a questa parte nulla è cambiato. Ci credo anche. Be gone. You are Cavaliere del Blu. Quindi lui schifa tutto quello che non sia un Cavaliere del Blu. Nulla è cambiato. Vabbè, ho capito, va bene. Stavo... Ti chiedo scusa, d'accordo. Ti chiedo enormemente scudo. E allora... Allora, ok. Allora, io andrei un attimino a Majula. Perché voglio intanto potenziare sta roba. Prima di livellare, effettivamente. Quindi... Facciamo una cosetta del tipo. Dov'è? Eccola qua. Allora, frammento di grande lo vende non Lenigrass è lui, scusate. McDuff. Quindi andiamo un attimo da lui. Bottega di McDuff. McDuff. A detta sua è McDuff. E compriamo quel frammento grande che serve. Dear Flame. Dov'è? Colo qua. Te li fai pagare, eh? E per ora ci fermiamo. Allora, Scar ancora C. A forza. Presumo possa aumentare. 3,51. Non è per niente male. Non è per niente male. D'accordo. Traspirazione difensiva. Vorrei aumentare di livello. Non ho anime da usare. Quindi vabbè, andiamo dritti. E per ora lascerei così. Forza e stamina. Forza e destrezza. La tempra. Allora, farei un attimo. E vabbè, andiamo così. Per ora sì. Va bene. Mi serve la stamina. Mi serve la stamina in maniera importante. Come ad un certo punto vorrei aumentare un attimino il vigore. Per mettere dei set magari un pochino più performanti. Performanti. Quindi sì. Allora andiamo. Com'è che è messo a 15 a tempra? Va bene. Porta fortuna del monastero. Ah, sti stronzoni. Perché non fai quello che ti dico di fare esattamente? Ah, cazzarola, però sto finendo le gemme vitali. Yikes. Interessante. Effigie umana, pastiglia oscura. Anima di cavaliere valoroso. Antica alabarda da cavaliere. Ok. Andiamo.
Che livello sono? 54. 54. E qua dovrebbe esserci un altro. Esatto. Salve. Bel tracking, complimenti. Che fa, attacchi? Hai rotto il cazzo? Cosa stiamo facendo? Io non ho parole comunque. Tiè, te lo meriti tutto quanto, guarda. Usiamo la fiaschetta. Polvere d'osso sublime. Finalmente, aggiungerei. Finalmente. Allora. Scendiamo. Pararam, pararam. Oh madonna, dover camminare in acqua, questo rallentamento è una tragedia. Oh, salve. Ok, meno male. Richiedo una quantità di stamina importante. Stivali del Fante Vuoto. Per ora io quella statuetta la lascerei lì, onestamente. E andiamo di qua. Ok. Allora, voglio andare un attimino ad usare la polvere d'osso sublime. Brucia, via. E torniamo dove eravamo prima. Mamma mia. Rutto interessante. Ah, questa zona normalmente è una merdaccia. Un po' mi spaventa. Guarda quell'arciere che predicta il colpo. Bello, i cani sono sempre... Porca Eva! Ok. Ma fino a quando diamo un colpo a tutti va più che bene. Ecco, questo intendo con... Madonna, è particolare come arma. A livello di movimento, questo sì. No, perché questa roba qua? Va bene, è andata bene, però non doveva fare quella roba. Non era calcolata. Cioè... Vabbè. Allora, frammento di titanite. Guarda l'arciere. Ok. Ok, madonna il danno. Che bellezza! Non è possibile. Cioè, rompi il cazzo però fino ad un certo punto lo puoi fare. Bradley della vecchia guardia. Lo evochiamo. Grande anima di non morto perduto. Gemma vitale. Altri disperati. Che madonna. Che. Va bene. Armatura del Fante Vuoto. Che cosa sta succedendo? Ah, ok. Ok. Curami, bravo, bravissimo Bradley. Grande mossa. Figlio di buttanazza. 10 frecce di ferro. Cura, bravo. Fa il suo lavoro in maniera egregia Bradley. Poi. No, colpiamoli per i nemici.
e non ci blocchiamo. Freccia, cagnaccio bastardaccio, anima, ok. Di qua? Perché non riusciamo a rompere un carretto? Ma che è? Che succede? Ah. Ok. Allora. Ula, che bella sta gang. No, 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 no. Mi ha colpito quello con l'olio. Bruttissima. Liscio. Ok. Basta con sto cazzo d'olio. Bradley, non ti fare scannare. Ok. Ma che cos'è sto lock? Loro dormono tranquilli. Oh no. Altra gente. Tutto il set da brigante e lascia da bandito. No, è andato Bradley. Vabbè. Ha fatto il suo, non gli si può dire di no. D'accordo. Bestiale come arma. Dà un colpo a tutti. Polvere riparante, frammento di titanite. Madonna, la telecamera lì. Ha avuto un attimo di difficoltà. Aia. Mettiamo qua. Abbiamo uno stronzo. Ok. Altri cagnolini. Vivo di sotto. Oh merda! Brutta, bruttissima situazione. Siamo una gemma vitale qua, radiosa. Di quelle importanti. Vieni, dai. Madonna, come ti muovi? Ok. Ok. Chi è? Scimitarra. Bene. Nessuno. Look at the L. I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? Have you? E ride. The longer I am here, the more madness I discover. Hmm. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Questa degradazione. Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Effigie umana, grazie. I've no idea what it is. Ah. Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly at war. Okay. There is only one way up in Mira. Join the Order and prove yourself in battle. Hmm. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things. My sword and my loyalty to my lord. Hmm. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. Mai avuto esitazione. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. Ti fai rispettare. Bravo. And then I came here to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here.
assuming, of course, that the legends are true. Leggende siano vere. I can only hope that they are. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. E un po' tutti lo siamo, Lucatir. Un po' tutti. I'm sorry. Va bene, non a noi nessuno, va benissimo. Ci sta. Allora, continuando il nostro viaggio nella disperazione. Aia, eccoli. Salve. No, io mi auguravo, speravo con tutto il cuore potesse perdere l'equilibrio. In realtà lo perdono. Boh, vabbè. Spada larga. Sì, lo perdono, due colpi comunque. Grande arma questa. Grande anima di vai figlio di puttana che spara con l'arco, d'accordo. Lui che fa? Che guarda? Lui guarda. Osserva qualcosa, osserva il vuoto. Allora, una gemmuzza, la usiamo così. Questa la apriamo. Salve. Brutta questa zona. Ok. Uno e due. Ah, un altro, bene. E due. Quanti siete? Un bel po'. Spada larga, spada lunga. Le droppano un po' tutte, ok. Salve. E via. Mi sta piacendo davvero tanto quest'arma. Via! Ok. Talismano d'argento, 2. Qua abbiamo spadone. Bello. Allora. Parara, parara. Madonna, tutta la combo. Aia. E ho finito praticamente le gemme vitali. Vabbè. Tiriamo la leva. Che richiama questa nave. D'accordo. Una miniera. Ah, una gemma vitale, ci sta. Ero accorto. Qua abbiamo una freccia di fuoco. Altri stronzi, bene. Oh cazzo, te pareva? Ok. Userei una di queste radiose. Stavolta sì. Salve. Le spalle. Non lo vedo comodo lui. Madonna, ste frecce, basta. Oh cazzo. Allora, tornerei un attimino sopra. Andiamo di qua. Ah vabbè, tanto sempre qui si finisce. D'accordo. E... porca merda! Sono spaventato. Va bene. Va bene. Questi quasi ce la faccio ad evitare l'avvelenamento? Non ce la faccio. Non ce la faccio, no. Va bene. Come non detto. Allora, una gemmina la usiamo così. Questo si apre. Ramo profumato del passato. Utilissimo. Oh! No, ti prego, colpiscila. Grande. Non pezzi, vero? Non lo vedo benissimo.
Anima di soldato ignoto. Anima morente. Grande anima di soldato ignoto e gemme vitali. Ai! Oissa. Anello della guardia reale. Questo è quello del peso trasportabile, del peso massimo, sì. Un anello di Avel che non ci ha creduto abbastanza, in realtà. Quello. Sarebbe. Lui con quell'arco ha rotto parecchio. Sono qua, eh. Frecce di ferro. Oh! Come fai a parlare mentre... I, Gavlan. Hanno tutti Gavlan capacità Dio. Particolari. Gavlan Dio. Ok. Gavlan wants soul. Many, many souls. Many souls. E ride. E ride lui. What you want? Ah, dipende da che cosa hai. With Gavlan, you will, you deal. Ah, l'anello dei giganti è quello dell'equilibrio. Gavlan will. Gavlan what? What? Avete sempre with la stessa roba, ok. Gavlan. With Gavlan. Potrei anche vendere. Magari vendo i doppioni a sto punto. Si può fare sta roba. Quindi vendiamo qualche doppione. Questi ho finito. Questi ok. Questi ne ho parecchi uguali. Ok. Questi sì. E questi no. Qua gli anelli non si toccano, le frecce per ora no. Va bene. Prego, prego, Gavlan. Sempre un piacere. Allora. Si scende, sì. Altri di questi stronzi, che meraviglia. Solo uno? No, due. Colpo, se non lo danno prima di morire... Non dormono felici poi. Va bene. Gemma vitale radiosa. E... basta. Questo è. Va bene. Salve. Chi è? Qua dormono i signorini. Questo è una shortcut. Una grandissima shortcut che nella versione base del gioco non esiste in realtà, quindi va bene. Ma è tanto comoda effettivamente. E tu? I see light, but it remains dim. Perché sono stupido. I am Carillion. Carillion. No interest in the magic impaired. Madonna che serietà. Cattiveria. D'accordo. Va bene. Siamo troppo stupidi evidentemente per Carillion. Quindi niente. E... quel drop là sopra. Ah, ma cosa sta succedendo là? Ok. Succedono robe. Questi. Oh madonna. E qua cader di sotto non ci vuol nulla. Allora. Guardali, guardali quanto sono. Quanto pensano di essere furbi. Chi è? E qua. Lucatiel. Amico mio. Ora gentilmente evita di buttarti di sotto appena vieni evocato. Dai. Non ti calare giù. Piano. Lucatiel, ferma. Va bene. Fermo lì. Andiamo. Allora. Che abbiamo? Altri variaghi. Interessante. Tieni.
Dai, dai, Lucatiel! Che fa? Scappa! Attacca, no? Perché non è partito il... Perché non, a volte non partono i danni? Ora sì! Boh, vabbè. Va bene così. Andiamo, andiamo! C'è tempo da perdere! Via! Ok. Pronti. Sentinella flessibile. Ok. Va bene. Lucatiel, che fa? Entra o è entrato? Ci ha degnato della sua presenza. Ma richiede una quantità di stamina immensa quest'arma. Va bene. No! Gemmina. Oh, cazzarola. Esagerato, 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 esagerato. Troppa stamina. La devo aumentare. Parecchio. Chi è? Suka. Grazie Lucatiel, di grande aiuto devo dire. Grandissimo aiuto. Anima sentinella flessibile, 12.000 anime. Va bene, ci sta. E via. Cosa abbiamo qua? Fiamma della piromanzia e pialla di fuoco. Una pialla di fuoco. La famosa pialla di fuoco. Ai ai ai. E si lascia questa zona di merda per andare a finire in una zona ancora più di merda, effettivamente. Ok. Eccoci. Va bene. Sono un numero infinito di macchie di sangue. La gente muore. Si sta slogando tutto quanto. Calma. Tutti i legamenti ti si erano distrutti. Ah. Bella lei, pacioccona, l'ho fatta. Va bene. Aiuto. Allora. E dov'è là? Allora, prima di uscire, famo sta cosetta. Piccole chicche queste. Ok. Dov'è? Dove sta? Eccolo. Scimitarra e polvere riparante. D'accordo. Ora si può tornare su effettivamente. Anima cavaliere valoroso, gemma vitale radiosa, mi blocco sulla leva, d'accordo. E la bastiglia perduta. Dov'era quello aperto? Eccolo. Ok, ora torniamo a Majula. Livelliamo, evitiamo di distruggere la sedia, ok. E direi che... Beh, per oggi... Può anche andare, vediamo un attimino, intanto li levelliamo. Le animelle ci stanno, quindi via questa.
via queste, via queste, ok queste, ok questa e via queste. Bene, allora, cosa livello? Cosa livello? Peso... Non so se... Se considerata una mossa saggia o uno spreco di anime. Sono... 7 livelli? 7 livelli. Ma io direi... Facciamo questo piccolo... Piccolissimo, ecco, sacrificio in questo caso. Dai, per ora sì, per ora sì. Poi magari vediamo se intanto riesco a mettere qualcosina a livello di... Ok, già questo si può mettere. Questo no. Madonna, è brutto pauroso. Ok, posso mettere quelli di Dranglake. Cappello da cacciatore? Ma simpatica col cappello da cacciatore, ci sta. E va bene, intanto compro con il restante delle anime un po' di gemme. Ecco, queste. Signori, a questo punto io direi che ci siamo. Come primo episodio si è andati. Se non fosse stato per il fail clamoroso dello scontro con il persecutore, si sarebbe parlato di episodio senza morti. Va bene, è capitato, ci sta. E niente, come sempre io ringrazio chi è entrato per live, anche per poco, chi è rimasto effettivamente fino alla fine, chi recupera al solito questo miasma di disperazione a parte anche a tratti su YouTube. Ricordo sempre che tutto quello che succede in live viene caricato in maniera integrale sul tubo. Nell'ipotesi si volesse supportare questo scalmanato, questo marrano, vi consiglio vivamente di lasciare quel follow e basta. Come al solito, da Fulmicotone, dalla vostra gentildonna, la nostra eroina, e da l'Araldo è tutto. Ci si becca alla prossima. Che penso possa essere domani, forse no, non lo so, vediamo. Attendete nel caso... le classiche notifiche del... Lasciate la campanella accesa, ecco, in poche parole, che cazzo, ecco, quello. Boh, va bene, dai. Alla prossima. Ora davvero. Ciao.